Grazie Presidente. Allora, per essere chiari, la consigliera Grancio fa un'enorme confusione tra quello che è il piano freddo e quello che è il circuito dell'accoglienza di Roma Capitale. Il piano freddo è una cosa precipua proprio dell'inverno e sono state espletate tutte le procedure e è in via di formazione la commissione esaminatrice per le offerte pervenute. Per i primi di dicembre saremo in grado di approntare il piano freddo, così come è stato fatto negli altri anni, un piano freddo che è stato anche ampliato, un piano freddo che è stato ampliato non solo come numeri e come numero di ore, ma anche con una sorta di slot per le emergenze, per le punte di freddo o per gli agenti atmosferici avversi. Altra cosa è quello che loro lamentano, e cioè il fatto che a seguito degli sgomberi ci sono persone che sono per strada. Allora, in quel caso io posso, perché ho parlato con la sala operativa sociale, rassicurare la consigliera Grancio che nel caso del Baobab noi abbiamo accolto come Roma Capitale, l'ultima persona risale a ieri, ben 144 persone nelle strutture di Roma Capitale e stiamo continuando a contattarli per offrire le nostre proposte. E mi dispiace che ci sia molta approssimazione nel capire che tipo di problematica c'è e che tipo di risposta deve venire data, e viene fatto un grande minestrone. Noi stiamo cercando di operare per il meglio, stiamo cercando di offrire dei servizi che fino ad oggi non erano stati neanche mai fatti. Ricordo quando il consigliere Figliomeni si preoccupò del fatto che per il piano freddo i senza tetto potessero avere un posto dove portare con sé anche i loro animali per avere questa compagnia, e lui lo aveva proposto, ma noi lo avevamo già pensato nel piano freddo dell'anno passato, questa cosa era prevista. E io annuncio il nostro voto di astensione, perché bisogna sapere quello di cui si parla, bisogna capire quali sono le risposte, non bisogna confondere le cose, ma soprattutto perché ci stiamo lavorando e le cose le stiamo facendo, e le notizie non le dà la televisione, forse è il caso di informarsi meglio. Grazie. A lei.